Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore letterario. Oggi parleremo sempre di scrittura creativa ed in particolare dei processi e di varie tecniche che vi condurranno a generare idee e svilupparle sino ad una favola di fantascienza. Sì, avete capito bene, dall'idea di fantascienza alla favola di fantascienza. Il podcast è molto lungo, non perdiamo tempo e andiamo dritti a discutere di 12 procedure per creare ed elaborare favole di fantascienza generando personaggi, ambienti e trame. Per produrre idee e favole dovete però aver sviluppato la vostra creatività. Così come dalle rape non si cava fuori il sangue, è importante che prima di ascoltare questo podcast abbiate scelto almeno una delle 5 tecniche base per potenziare la vostra creatività, senza la quale non ha senso che ascoltiate questo podcast, in quanto vi mancherà il carburante. Do per scontato infatti che la vostra creatività sia già stata potenziata seguendo la teoria della creatività generata dal cervello che trascina idee leggendo appunto contenuti. 1. Fate del brainstorming mescolando generi diversi ed idee strampalate, aprendo a caso libri o giornali e dalle pagine prendete pezzi di cose eterogenee, poi scegliete di far emergere un protagonista e create un percorso che il protagonista dovrà fare collegando i pezzi eterogenei scelti a caso oppure adattati ad un contesto di fantascienza che nel frattempo avrete scelto nella creazione del percorso. 2. Create personaggi e poi fateli interagire tra loro. Questi di solito inizieranno a raccontarvi di posti e di storie. Alcune storie proposte dai vostri personaggi saranno luoghi folli, altri saranno luoghi stupidi, altri saranno, diciamo, circostanze ed ambienti molto interessanti e le potrete sviluppare assieme ai vostri nuovi amici immaginari che non smetteranno mai di raccontarvi cose. 3. Selezionate un messaggio che volete comunicare, poi prendete le esperienze di un viaggio che avete fatto oppure di un posto che avete visitato oppure di un posto di cui vi siete ben documentati. Mescolatelo con un retelling in qualche modo, usando anche un archetipo oppure una radice di fantascienza. Ed ibridate anche i generi diversi nella fantascienza, aggiungendo ad esempio thriller, oppure un giallo, oppure elementi di storia, oppure elementi di romance. Cercate di creare una storia di hard sci-fi che sia ibridata in un contesto plausibile e coerente rispetto ad un messaggio esplicito o implicito che volete raccontare nella trama. 4. Se volete costruire un racconto di hard sci-fi, ecco, dovete conoscere la frontiera tecnologica, dovrete documentarvi sulla tecnica e tecnologia ed attenervi a quella frontiera tecnologica, andando però un passo poco oltre. Leggi fisiche ed astronomia, a noi oggi note, saranno sempre limiti imprescindibili da rispettare, che daranno il timing ad una storia che potrete espandere inserendo un personaggio principale che però sarà immerso in un mondo tecnologico e così potrete esprimere il messaggio tecnologico che voi vorrete comunicare. 5. Prendete spunto dalla realtà, appuntatevi fatti di cronaca, fatti di guerra tragici, eventi amorosi positivi e negativi ed estrapolate nei personaggi, selezionate incidenti tragici, salvataggi epici, crisi politiche, crisi internazionali, poi cambiate nomi e sesso dei protagonisti e ovviamente anche il luogo dei personaggi. Quindi mettete tutto in un frullatore e cercate di legare i fatti con una trama che sia scandita da qualche legge fisica o tecnologica, oppure con azioni e reazioni di soggetti dei vari personaggi, oppure tenendo presente vincoli tecnici, vincoli geografici o eventi storici passati. In ogni caso qualcosa che dia il timing alla vostra favola di fantascienza. 6.
studiate approfonditamente i limiti tecnici e la frontiera tecnologica, documentatevi sul climate change, sul problema della sovrappopolazione, elaborate una buona analisi PESTEL dei prossimi decenni futuri. Quindi, dopo che avrete scelto ed elaborato uno scenario di fondo piuttosto dettagliato, selezionate prosceni, ossia zone anche zone geografiche in cui potrebbero accadere eventi rilevanti. Quindi calate alcuni personaggi permutati da film o telefilm o da serie TV oppure da storie già accadute, e quindi estrapolate la realtà storica la realtà storica passata o presente, e fatene quindi un retelling adattando le trame allo scenario e il rispetto del format del viaggio dell'eroe oppure delle memorie sintetiche che volete creare. 7. Prendete un testo, musica molto orecchiabile, e dal testo, da parti di testo, costruiteci una storia di fantascienza, di hard sci-fi, generando personaggi, ambienti e favola. 8. Prendete un quadro di un artista molto noto, espandete il contesto, sviluppate i personaggi e costruiteci una favola di fantascienza di hard sci-fi. 9. Fate amicizia con un personaggio immaginario dei vostri racconti. È preferibile, a mio avviso, che almeno uno dei vostri nuovi amici immaginari sia un alieno, talché accadrà che il vostro nuovo amico alieno immaginario inizierà a raccontarvi un sacco di storie e voi avrete a scriverne per molto tempo. 10. Fatevi invitare dal vostro immaginario amico alieno come ospite per visitare appunto basi e mezzi ipertecnologici alieni. Fatevi spiegare dettagliatamente come funziona la tecnologia aliena, qual è la cultura e la storia aliena, e fatevi spiegare l'attuale PESTEL del mondo alieno. Poi scrivete un resoconto molto dettagliato e meticoloso per come l'avete capito. 11. Tirate una linea di eventi presi a caso dalla realtà o dalla storia passata, tirando ad esempio un dato, oppure circostanze e gameplay estratti dai videogiochi, e fate accadere queste cose che faranno convergere vari personaggi sconosciuti che diventeranno antagonisti a causa del contesto o della legge fisica che fa il timing della favola. In tal modo protagonista ed antagonista finiranno per incrociare i propri destini in una battaglia. Adattate la favola a seconda del format che volete applicare, memoria sintetico, viaggio dell'eroe. 12. Tirate una linea di eventi identici al punto 11 e prendete due personaggi che siano vicini per qualche ragione o con qualche legame. Poi divideteli a causa del contesto della legge fisica che dà il timing della favola. Potete creare un antagonista che minaccia uno dei due, oppure un antagonista che si coalizza con un altro antagonista, e in modo tale che vi siano due antagonisti contro un protagonista, che quindi confliggeranno, e avrete così in modo la possibilità di creare una favola a seconda del format che volete applicare, se memoria sintetico, viaggio dell'eroe nella dimensione di fantascienza. Ecco, dopo che avete scelto una di queste 12 opzioni, prendete carta e penna, scrivete la favola per punti numerati in rapporto a causa ed effetto, al trascorrere del tempo, oppure delle azioni e reazioni dei personaggi, oppure a seconda dell'ambiente che scandisca un tempo, oppure di leggi fisiche che scandisca un tempo, di limiti tecnologici che diano un timing alla favola, del caso che dia un timing alla favola. E quindi fissate il divenire della favola mettendola poi quindi per punti cronologici. Mettete il foglio in un cassetto per 15 giorni, scordatevi di tutto, facendo altro, ignorate tutto quello che avete elaborato. Dopo 15 giorni, se al sedicesimo giorno, riprendete il foglio, guardate se la favola che avete scritto vi piace, oppure se non ha più senso o non vi piace. Comunque, sia che vi piaccia o che non vi piaccia, è comunque uno spunto. Quindi scrivete il perché vi piace e scrivete i punti critici e i difetti che trovate nella favola. Se non vi piace, invece, scrivete il perché non vi piace ed evidenziate i punti critici e i difetti della favola che appunto non vi piace. Poi pigliate carta e penna subito ed introducete flashback o flash forward o di interquel.
fate appunto sequel, prequel, interquel, insomma incasinate l'intreccio aggiungendo nuovi ambienti e nuovi personaggi per tappare, diciamo, tutti i punti critici e tutti i difetti che avete trovato. Quindi spillate il foglio con la nuova favola e il relativo nuovo intreccio sopra la vecchia favola, riponete i due fogli di carta in un cassetto e tenetelo fermo per altri 15 giorni. Fate altro in questi 15 giorni successivi, ignorate tutto quello che avete fatto, scordatevi, anzi se vi scordate di quello che avete fatto ed elaborato è anche meglio. Al 16° giorno, quindi 16 più 16, quindi dopo 32 giorni, infine, diciamo, la favola dovrebbe essere cotta. Aprite il cassetto e leggete le due proposte di favole con i relativi intrecci, quindi scegliete quella che a vostro giudizio vi piace di più, che a vostro avviso è la migliore per esprimere al meglio il messaggio diretto o indiretto che volete comunicare. Ok, se non vi sia ancora bruciato il cervello, ormai siete a posto. Il podcast è finito. Un saluto, alla prossima. Incoming!